Club 91 News. Tutta l'informazione regionale in 91 secondi. Ben ritrovati da Rino Dazzo. Mattinata ad altissima tensione a Napoli e in tutta la Campania. Scontri tra polizie e circa 200 manifestanti davanti la sede di Equitalia a Corso Meridionale. La polizia ha caricato i dimostranti che avevano attuato un blocco stradale dopo il no ricevuto dai responsabili dell'agenzia a chiudere la sede in segno di lutto per gli ultimi suicidi. 10 in totale gli agenti feriti. Proteste anche ad Acerra e sul Vesuvio. Una cinquantina di lavoratori della Simmi sono saliti sul tetto del loro stabilimento minacciando di lanciarsi nel vuoto. La cassa integrazione scadrà il prossimo agosto e lamentano la mancanza di commesse da parte di Ansaldo Breda. Una mezza dozzina di LSU della cooperativa Vesuvio e Lavoro sta invece protestando all'interno della Bocca del Vulcano per chiedere garanzie sul loro futuro occupazionale. A complicare il quadro, il gesto disperato di un consigliere comunale di Orta di Atella, Stefano Minichino, di 40 anni, portiere presso il centro commerciale Fabule. L'uomo è salito su un traliccio dell'impianto di illuminazione del campo sportivo per protestare contro la decisione dell'azienda di metterlo in ferie forzate, probabile preludio al licenziamento. Vandalizzata la tomba di Michele Iuliano, l'ex amministratore unico della De Julemar, la società di navigazione dichiarata fallita la scorsa settimana. Nel corso della notte sono stati incendiati i fiori, qualcuno ha anche urinato sul fosso della tomba. 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli, che li ha individuate all'interno di due tir. 10 le persone arrestate, secondo i finanzieri, erano destinate al mercato clandestino napoletano. Il valore al dettaglio è stato stimato in oltre 1.200.000 euro. Ed ora il notiziario sociale. Il prossimo 19 maggio, dalle ore 15, il Pala Eden di Napoli vedrà l'ormai consueta esposizione primaverile di arte moderna ad opera dei bambini dei reparti pediatrici del capoluogo e della provincia, organizzata da Fondazione Abio. Tutti i piccoli che hanno attraversato l'esperienza poco felice dell'ospedalizzazione saranno premiati con coppe, medaglie e gadget. L'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni. E questo è il tema che dovrà ispirare le immagini che parteciperanno alla seconda edizione del Premio Melluso, il concorso fotografico dedicato alla memoria di Mario Melluso e del suo impegno volontario. Info su www.csvnapoli.it. Il CSV Napoli, come ogni anno, ha lo scopo di promuovere il volontariato giovanile ed accrescere la partecipazione dei ragazzi alle attività di volontariato, promuove la realizzazione di campi estivi residenziali. Informazioni all'indirizzo www.csvnapoli.it. Il CSV Napoli e l'associazione Paideia Onlus, in collaborazione con il Servizio di Polizia Postale e Comunicazioni, promuovono inoltre una campagna di sensibilizzazione sui pericoli legati ad un uso non corretto della rete internet. Maggiori informazioni sul sito www.csvnapoli.it. È tutto, l'informazione finisce qui. Buon proseguimento con i nostri programmi.